Per me la lettura è un aspetto molto importante e fondamentale nella vita, ci dedico tanto tempo, scelgo con cura i libri da leggere, soprattutto dalle frasi che leggo nel retro della copertina e penso sia molto importante anche per la fantasia, per acculturarsi, per imparare cose nuove e quindi poter crescere sotto tutti i punti di vista. Non ho un genere preciso di libri che mi piace leggere, mi piace molto variare, mi piace conoscere libri nuovi, mi piace anche ascoltare consigli di libri che mi vengono suggeriti da persone che conosco e di cui mi fido, quindi vario, leggo libri di sport, leggo libri storici, mi piacciono i romanzi, quindi mi piace leggere un po' di tutto. Non c'è un libro specifico che mi ha segnato particolarmente nella vita, però uno dei miei libri preferiti è L'Alchimista di Paolo Coelho e penso sia un libro di cui non ci si stanca mai, che si legge e si rilegge mille volte. È una storia di coraggio e penso che tutti dovremmo avere il coraggio di lasciare le nostre certezze per andare alla ricerca della nostra leggenda personale e della nostra felicità. Nei ritiri prepartita non leggo tantissimo perché preferisco magari ascoltare la musica o parlare con le mie compagne e cercare la concentrazione in altro modo, però ci sono periodi in cui mi dedico ai libri sportivi e quindi anche sul pullman andando a una trasferta o comunque in hotel nei ritiri il giorno prima della partita magari leggo libri di sport come può essere Open di Agassi che penso sia un libro sportivo bellissimo. Un libro a cui sono molto legata è L'arte della guerra. È un libro che non parla della guerra vera e propria, quindi dei campi di battaglia, dei militari, ma è un libro che parla anche della guerra quotidiana che dobbiamo affrontare noi tutti i giorni, quindi fatta di vittorie, di conquiste, di traguardi raggiunti. È un libro che viene anche usato nel mondo delle aziende, quindi per la formazione della leadership, per formare anche i propri dipendenti al lavoro di squadra e a come raggiungere un obiettivo insieme. Io penso che possa essere perfetto anche nel mondo dello sport e anche per noi che facciamo uno sport appunto di squadre, che ogni domenica ci troviamo ad affrontare un nuovo avversario. La frase che amo di più di questo libro è: non contare sul mancato arrivo del nemico, ma fai affidamento sulla tua preparazione. Perché penso che se arriviamo la domenica consapevoli del lavoro che abbiamo fatto e soprattutto consapevoli della nostra preparazione, non c'è squadra che possa spaventarci.